tornino quello che è stato sottratto per consentirci di riprendere. Perché? Perché siamo indebitati fino al collo. Con chi? Con gli americani. E lì si mette in moto un meccanismo perverso che domina l'intera economia europea degli anni 20, che ci porterà alla crisi degli anni 30, che, se volete tirare un po' il lungo, diciamo, come diceva Keynes, ci porterà a un'altra guerra. Ma è una situazione di instabilità che si ha la sua fase di esordio proprio in queste scelte fondamentali. Debiti di guerra, riparazioni da prendere da Austria e Germania e da dare agli Stati Uniti, che non vogliono ridurre i debiti perché dicono sono debiti privati, quindi il governo non può entrare. Quindi si crea una struttura rigida in cui tutti sono alla caccia dei soldi degli altri. E qui ecco perché molti sono insoddisfatti, molti urlano alle vittorie mutilate, perché avrebbe un po' moltiplicata questa espressione. E per quanto riguarda la reazione del Veneto, anche qui immaginate un Veneto che è come Aleppo. Adesso non voglio drammatizzare la cosa, ma il dopoguerra, solo il dopoguerra, questo lo dico sempre ai miei studenti, cioè quando finisce la guerra, la fase della ricostruzione è sempre molto lunga e faticosa, perché le distruzioni sono imponenti e lo squilibrio anche psicologico, individuale e collettivo è enorme. Pensate a centinaia di migliaia, talvolta milioni di reduci, di gente mutilata, ferita, traumatizzata, che ha imparato a risolvere i problemi sparando, e infatti ricomincerà subito dopo. Una violenza politica è spaventosamente diffusa, anche quella organizzata, milizie volontarie, semi-militari, insomma, private, milizie private in Spagna, in Italia, in Francia, cioè è un fenomeno direttore della violenza politica che è l'onda lunga della guerra. Quindi pensate che questi paesi, oltre ad essere stati completamente depredati, per esempio nelle zone di pianure, nessuno ha più potuto fare né investimenti né lavori di bonifica. Cosa vuol dire? Malaria. Vuol dire che negli anni 20 avete una recrudescenza dei fenomeni che erano stati un po' messi sotto controllo da tutta una lunga, faticoso, costoso lavoro di bonifica delle pianure venete verso il litorale tra gli anni 80, anche nel Ferrarese, anni 80, 90 e inizi del Novecento. Pensate al patrimonio zootecnico, pensate alle chiese, non c'è più una campana. Tra l'altro i devoti veneti e friulani sono molto preoccupati e arrabbiati, e il governo italiano, questo lo dico sorridendo perché così è una connotazione simpatica, è costretto per certi versi, vista, sapete, sono governi deboli questi governi liberali che devono gestire le trattative a Versailles, e al tempo stesso hanno un'Italia così in subbuglio, no? dentro i confini. Ebbene, l'idea che qui, dove è stata veramente combattuta la guerra, l'unica parte italiana dove è stata combattuta la guerra, beh, la gente è in subbuglio. Perché? Perché non ha una chiesa, non ha un campanile, non ha una campana, è stato requisito tutto per fare cannoni. E allora cosa si fa? Lo documentiamo nelle illustrazioni che abbiamo messo alla fine del libro, si dice le chiese sono luoghi pubblici. Allora rientrano nella categoria di luoghi, di quegli edifici che possono essere ricostruiti anche con i fondi statali. Altri ordini di problemi, immaginate che qui ci sia stato un terremoto, il Veneto era coperto da migliaia, il Veneto appunto della zona d'occupazione, ma anche un po' più in là, occupato da decine di migliaia di baracche, cioè si viveva nelle baracche, i municipi non c'erano, perché? Erano stati depredati, le case erano state prese, gli archivi, la vita civile li prende, però non ci sono più gli archivi dei notari, gli archivi dei municipi, non c'è più un bisturi negli ospedali, si sono portati via tutto, quindi dovete immaginare appunto una... Non è solo che hanno bombardato la casa, hanno bruciato il tetto della chiesa con una bomba magari lanciata dall'aereo, appunto la grande modernità del tempo. Io credo di dover concludere, non voglio farvi perdere tempo. Era per darvi così la sensazione che l'analisi dei cosiddetti danni di guerra, almeno cominciare da me, sembrava in qualche modo scontata e banale, ovvia, facile. Invece ho dovuto scoprire che sia sul piano della ricerca storica c'è molto poco,
e sia sul piano del contenuto storico invece c'è molto di più e bisogna entrare, come dire, nelle pieghe di questa vicenda, di questa società e ripensare appunto a questa, a quali sono stati gli effetti della guerra. Ecco, ancor più come si staglia, e concludo un minuto solo, questa singolarissima esperienza di un istituto di credito che riesce a fare, perché ci sono, quando le persone sono persone di spessore, le politiche sono di spessore, Luigi Guzzati è uno dei grandi statisti di questo paese, è riuscito a fare, grazie all'emergenza della guerra, una cosa che aveva già tentato di fare nel 1905, unire le casse di risparmio. Unirle, però lì c'era stata l'opposizione di una cassa di risparmio molto forte, quella di Verona, e non si era fatta niente. Perché? Lo conosciamo tutti, insomma, il tarlo, il veleno del municipalismo è quello che rovina questo angolo di Italia e angolo del mondo. Lì, in quella circostanza, nella drammaticità di quel momento, grazie all'idea di Luzzatti, questa fase, ecco, diciamo, il municipalismo si sospende e le casse di risparmio delle banche riescono a collaborare. Perché? Perché si era messo in moto un meccanismo, e con questo concludo, non tratto, diciamo, delle dinamiche, perché non ho tempo, insomma, per raccontarvi come l'Istituto Federale ha lavorato, posso solo dire che ha lavorato bene nell'anticipare i soldi ai danneggiati e aveva anche molte idee sul futuro e alcune le realizza, in particolare per quanto riguarda l'immigrazione veneta, che riprende molto, con grande forza in quegli anni venti. Ma poi la condizione generale del paese, l'avvento del fascismo in qualche modo tappano le ali a queste progettualità. La cosa interessante è che nel 17 si era lanciata, con questo chiuso per darvi appunto l'idea di quanto curioso e interessante sia il tema, nel 17, ancora prima della, anzi scusate, nel 16, prima dell'arrivo della spedizione che distrugge Asiago fondamentalmente, la famosa cosiddetta, perché non è vero, cioè, spedizione punitiva, il nome che è stato attribuito dopo, a Vicenza, a ridosso di quella vicenda, nasce un comitato per la riparazione dei danni di guerra. Perché? Sulla base dell'esempio francese viene fatta una legge che non c'era, che non era ovvio, che i danni di guerra andavano ripagati dalla nazione intera, anche se i danni erano in un solo angolo del paese. Quindi, come in Francia, sulla frontiera del Reno c'era la massima concentrazione di distruzioni che tutti i francesi dovevano sentirsi impegnati a ripristinare, a ricostruire, così in Italia bisognava che ci fosse una legge. E non era scontato. Però alla fine questa legge ci sarà, quindi è dal Veneto, e dai parlamentari veneti, che nasce questa legge che poi permette la creazione di quei commissariati che iniziano a, attraverso anche la rete delle banche, delle filiali, a raccogliere queste indicazioni e a poter ripagare in parte almeno. E questo è un settore di studi, secondo me, è terra vergine, ancora non ci siamo entrati in queste. Salvo due o tre saggi che esistono, sono istituzionali, ma andare a vedere proprio sul territorio, a Feltre, a Vicenza, a Treviso, cosa è successo, cosa era distrutto e come è stato ricostruito, è un bellissimo cantiere di lavoro che questo libro invita ad aprire. Quindi sono doppiamente grato, come storico in questo caso, del suggerimento che ci viene da questa iniziativa. Io mi fermo qui perché sennò vi